Eccoci qua, presentazione del set principale formato classico. Guardalo. Marca mia, è caduto. Raga, è successo. Finalmente l'hanno fatto. Non so cosa, ma finalmente l'hanno fatto. Da così a così. Anche non lo so, non ho ancora letto niente. Hanno cambiato tutto da così, signori, a così. Clamoroso. Presentazione del set principale formato classico. Già mi viene da ridere prima di leggere, che so già che mi incazzerò, dirò, ma che cazzo dico. Ci sono degli importanti cambiamenti in arrivo e siamo pronti a discuterne. Già che devi discuterne con me vuol dire che non sei troppo sicuro. Quando i set di carte dell'Anno del Drago, l'Ascesa delle Ombre, Salvatori di Uldum, La Discesa dei Draghi, Apprendista Cacciatore di Demoni, passeranno al formato selvaggio con il lancio della prossima espansione, abbiamo intenzione di trasferirvi anche il set base classico per far lago al nuovo set principale. Non ci... Quanti anni fa l'avevo detta sta cosa, raga? Quanti anni fa l'avevo detta sta cosa? Io voglio sapere quanti anni fa l'ho detta sta cosa. Che devono prendere tutto e spostarlo di là. Ci sono arrivati, ma io penso che mi debbano dei soldi da Blizzard, perché io ho inventato il Bomb Warrior quando il Bomb Warrior non c'era, ho inventato il Secret Pala quando il Secret Pala non esisteva, ho inventato tanti archetipi che poi mi hanno rubato, e adesso ho detto devono prendere tutto set base classico e spostarlo in Wild e rifarlo nuovo, o cambiano le carte completamente o lo fanno nuovo, perché sono carte nel 90% dei casi, anche di più, completamente inutili. Il nuovo set principale sostituisce le carte base classiche e conterrà una selezione di 235 carte. Dopo la rotazione dei set di quest'anno, il formato standard includerà i set di carte dell'Anno della Fenice, Ceneri delle Terre Esterne, l'Accademia di Scholomance, Follia di Luna Cupa, mini set Corso di Luna Cupa, la prossima espansione e il nuovo set principale. E fin qua è come prima, è tutto chiaro. Il set principale sarà gratis per tutti i giocatori e sostituirà quelli base classico nel formato standard. Quindi si chiamerà set principale adesso. E chiaramente li hanno unificati, giustamente, come avevo... Insomma, che cazzo vuol dire? Fai quelle base e quelle classiche. Fanne uno unico, ed è giusto così. Con una studiata selezione di 235 carte pensate per fornire una collezione moderna di carte iniziali. Già mi fa ridere moderna, le carte iniziali per tutti i tipi di giocatori e rendere Hearthstone ancora più accessibile ai nuovi giocatori. Altre saranno, e 29 carte saranno totalmente nuove, quindi di queste 235 ce ne saranno 200 che saranno le altre cambiate un pochettino, suppongo. 88 carte del set classico, 54 di classe, 34 generiche, ah è così suddiviso, ok, 54 del set base, 55 carte del formato selvaggio, quindi rientrano, 4 carte delle Ceneri delle Terre Esterne, 4 carte dell'Apprendista Cacciatore dei Demoni, una carta Vecchie Glorie, Forma d'Ombra torna, attenzione, Forma d'Ombra, l'ha detto Ixar, Cipsy, o Maiala, Iala, come vogliamo chiamarlo, che voleva fare il Prete d'Ombra, se si è arrivato un giorno e ha fatto la domanda... Cazzo, sai che c'è ragione? C'è un Prete d'Ombra. Ha ripreso la carta Forma d'Ombra, che non è altro che quella che cambia il potere del Pristine, fai due danni dove vuoi. E 29 nuove carte, 20 carte di classe e 9 generiche. Proprio come per il set base, otterrai le carte del set principale facendo salire di livello ogni classe. Tutte le carte di classe del set principale si ottengono da livello 1 al livello 10 di ogni classe, mentre le carte generiche del set principale si sbloccheranno in base al totale della somma dei livelli di tutte le classi fino a un totale di... Quindi mi tocca giocare anche... No, ma raga, mi tocca giocare anche il Cacciatore di Demoni? No. Le versioni dorate delle carte del set principale possono essere sbloccate completando le imprese relative alle vittorie nelle partite con ogni classe. Guarda, non vedo l'ora, amico mio. Quando... Cioè, praticamente, scusate, ma sto set principale è sempre diviso o è unico? Perché c'è il set base. Ah, proprio come il set base. Ok, no, allora ok. È tutto chiaro. È tutto un unico. Un unicum. Quando effettuerai l'accesso dopo la rotazione, otterrai automaticamente le nuove carte del set principale che corrispondono al tuo livello attuale con ogni classe. Le carte del set principale saranno automaticamente disponibili nella tua collezione con la rotazione dei set. Quando questo accade, i giocatori non vedranno alcun avviso in gioco. Ah, ti compaiono così.
cioè uno, lo dicono, aiutiamo i nuovi arrivati, no? I nuovi arrivati, scusa, i vecchi giocatori che tornano, questi aprono. Ciao, mettiamo in erbazio. Ma è crescita lì. Niente, c'è. Boh. A differenza del precedente funzionamento del set base classico, il set principale verrà aggiornato ogni anno. Ce l'hanno fatta. Ce l'hanno fatta, hanno capito. Il set principale verrà aggiornato ogni anno. Alla fine di ogni anno di Hearthstone, quindi quando c'è la rotazione ad aprire, un nuovo set principale costituito da vecchie e nuove carte prenderà il posto del precedente. Wow! Tutto lo cambiano! Ci sono fatta! Cazzo, l'avevo detto! E la auspicavo, ma non ci credevo che potessero farcela. Un momento, ce l'hanno fatta. Ci vogliono provare, è diverso che ce l'hanno fatta. Come dire, io voglio arrivare sull'Everest a piedi, anzi in bicicletta, e tutti dicono bravo, cioè, e poi ci devi arrivare però, attenzione. Ok? Praticamente la prossima espansione sarà una merda, io ve lo dico già. Sarà tipo gli scemuniti del villaggio, perché non ce ne fregherà un cazzo, e tutta l'attenzione sarà rivolta a questa situazione qua. Mi aspetto una cosa del genere. E lo dico adesso. Quindi, quando questo accade, le carte delle serie principali in rotazione verranno scambiate automaticamente con le nuove carte nella collezione, quelle vecchie Wild. Quindi Wild sarà proprio un miliardo di carte ogni anno entrano. Ecco il set retaggio. Le carte base classiche si uniranno al formato standard sotto forma del set retaggio. Questa non l'ho capita. Quando il set principale verrà aggiunto alla rotazione, rimuoveremo totalmente le vecchie glorie. I set base classico si sposteranno al formato selvaggio sotto forma di un nuovo nome, il set retaggio, nel quale finiranno la maggior parte delle carte delle vecchie glorie. Ci sono alcune eccezioni, Gen, Baku, Mangialume e altre carte delle vecchie glorie di Boscotetro torneranno al set Boscotetro. Con il set classico che va a unirsi al set retaggio nel formato selvaggio, adesso cominciamo ad andare un po' sul difficile, si potranno creare e disincantare tutte le carte classiche e le rispettive versioni dorate. Le carte base e le rispettive versioni dorate dorate saranno assegnate a tutti i giocatori che hanno sbloccato gratuitamente il formato selvaggio prima della rotazione, così con le versioni normali delle carte apprendiste cacciatore di mi sono perso, cazzo. Cioè, con il set classico che va a unirsi al set retaggio nel formato selvaggio, si potranno creare e disincantare tutte le carte classiche e rispettive versioni dorate. Le carte, non ho capito lo stesso. Andiamo avanti. Ecco il formato classico. Fermi, formato classico. Componi mazzi e competi usando le 240 carte originali di Hearthstone così come erano nel 2014. Nel 2014. Quindi innervazione mica mi fuori un casino. Quando effettuerai l'accesso dopo la patch alla prossima espansione, prima che i contenuti di espansione vengano sbloccati, la tua intera collezione delle carte base classiche e vecchie glorie verrà copiata e potrai comporre mazzi nel formato classico come era nella patch Dio Cerola. Dopo che abbiamo provato alcuni punti di cambiamenti, con tutti i bilanciamenti effettuati sin da allora annullati. Sì, nel formato classico. Ma un formato classico, raga, ma che cazzo è un altro formato? Cioè, selvaggio, classico e standard? È una nuova ladder. Minchia, stiamo a fare delle porcate incredibili. Io gioco solo classico. Ma io gioco classico. Ma scusate, nel formato classico ci sono anche le carte wild? Cioè, o è solo l'inizio? Cioè, tipo World of Warcraft Classic. Ah, solo del 2014, quindi proprio World of Warcraft Classic, stessa operazione. Quindi base classica e basta. Raga, adesso vi dico la sincera verità. Io con tutto il cuore lo dico. Però nel formato Wild Leroy sarà ancora 5. Io dico che quell'Hearthstone là del 2014 oggi non lo giocherebbe nessuno. Nessuno. Era rispetto a questo molto, molto, molto più noioso. Secondo me. Quindi anche mi aspetto che ci sarà la combo del druido, Trent, forza della foresta, ruggito selvaggio, anima, no, non anima la foresta, come si chiamava? Combo druido sarà giocatissima, fortissima. Anche cantaguerra, sì, ma cantaguerra era forte con i tizi là del warrior.
ma non ci sono più. Nel 2014 non c'erano. Beh, per forza, come tu dici, una sentenza. I Patron, ma i Patron non c'erano, signori, nel 2014, eh. Sono arrivati l'anno dopo. Worgen Furente, la combo del Worgen Furente. Capisco. E non so se lo riportano a carica tutti i servitori, eh. Non credo. Leroy, Shadow Step, Leroy. Shadow Step, Leroy, Shadow Step, Leroy. Va bene. Base più classico come era nel 2014. Retaggio. Base, classico, vecchie glorie. Set, carte fuori dalla rotazione. PPPPPP. Standard, principale. E poi quelli vecchi e poi la nuova espansione che uscirà ad aprile. Sbloccare il formato selvaggio sfornirà l'accesso al formato classico. I sistemi di ricompense dei gradi di stagioni funzioneranno nello stesso modo nel formato standard selvaggio, e proprio come questi, quello classico avrà il proprio gruppo di matchmaking. Potrai sfidare i tuoi amici nel formato classico fin dal primo giorno. Le partite giocate in questo formato conteranno ai fini delle imprese. Quindi vi obbligheranno a giocarlo con le imprese, vi inculano così a voi che piacciono le imprese, perché io mi tengo fuori quando sblocco un'impresa, sti cazzi. Ma voi che siete malati di imprese, io nomino i vari Grey Fox e Pino Case, questi quattro qua vorrei nominare. Vi piacciono le imprese, quindi farete il combo druido, chiudi di combo druido 16 volte in una partita. Sarà così. E sblocchi l'impresa, che non serve un cazzo. Comunque, le carte del formato classico saranno presenti nella propria sezione nella collezione, e i mazzi del formato classico avranno un bordo unico nella pagina sezione del mazzo, per differenziare dai formati standard selvaggio. A proposito della sezione del mazzo, siamo entusiasti di condividere con te, insieme alla pubblicazione del formato classico, aumenteremo gli slot dei mazzi, e questa è la vera novità poi alla fine, da 18 a 27, signori. Praticamente non riesco più a trovare i mazzi poi io, perché se faccio già adesso con 18 faccio fatica, dopo non trovo più niente. Le buste classiche verranno aggiunte alla tua collezione per il formato classico, così come il set retaggio nel formato selvaggio. Se hai un lanciatore di coltelli nella tua collezione avrai due versioni, una che può essere usata nel formato selvaggio con due attacchi di salute e una che può essere usata nel classico come nel 14 con tre di attacco di salute. Però il problema qual è? Che dovrebbero mettere almeno un Axtramas. Se mettono un Axtramas si gioca solo Hunter e abbiamo risolto. Mettono il becchino come era una volta, è finita. Si gioca solo Hunter lì. Senza quello, io non so, all'inizio cos'era forte? Era forte sicuramente Miracle Rogue, era fortissimo Miracle Rogue, era forte Druido perché Druido è sempre stato rotto. E Warlock con lo Zoo era sempre stato forte perché comunque pesca ed è sempre stato una minaccia per i primi anni di vita di Hearthstone. Si giocava tantissimo aggro, i mazzi aggro erano i più forti. Control Warrior c'era certo, ma forse all'inizio non era così forte, quindi vi consiglio di giocare aggro, perché all'inizio nel 2014 l'aggro dominava sicuramente rispetto a altre cose. Anche Paladino era forte, mi ricordo lo Shokadin che costava una cazzata e buffavi la roba e succedeva un casino. Suppongo che anche il gufo tornerà ad essere un costo 2, quindi verrà molto usato, perché all'inizio i silenzi erano fortissimi e Edwin non vedeva gioco per questo, perché hai sempre una risposta. Ci sarà anche probabilmente il Big Game Hunter che counterava Dottor Boom, che tornerà magari dentro, anche se Boom non c'è perché è uscito poi nella seconda espansione di Hearthstone, la prima con 185 nuove carte, che è GVG. Insomma, tante cose. Il Mech Mage non c'è ancora, non c'è GVG. Kimi, se nel 2014 ci sono solo base classiche, sapete già che la carta più forte, che qual era la carta più forte? Lo sapete già, raga, dai. Ho fatto la cazzata. La carta più forte lo sapete già, vediamo se le indovinate. La carta fulcro, il fulcro chi era del mazzo? Esattamente Patata, esattamente Dottor Patata, esattamente lei, è proprio lui. Una delle carte più temute. A turno 4 scende lo Yeti, mo che cazzo faccio? Cioè, vi rendete conto? Cioè, raga, non ce la fate a giocare sta roba. Io ve lo dico, io non so se io ce la faccio, figuratevi voi. Cioè, lo Yeti Ventofreddo diventerà carta pivotal del mazzo. Mukla, si giocava Mukla? Attenzione a Mukla. Mukla era lo Shokadin, una versione, io me la ricordo, si giocava. Lo Shokadin è sta roba qua, raga. Shokadin, vediamo un po' se trovo
Addirittura l'hanno fatto su Powered, ma l'hanno messo il mio mazzo. Ah, il mio mazzo! Cioè, ma scherziamo. Lì ero veramente l'unico stronzo in Italia, quindi potete capire. Gli altri erano, non erano ancora nati. Mazzo aggiunto da Saluto, che probabilmente adesso avrà dei figli e anche dei nipoti. Diablo Kiko. Questo qua, guarda. Questo qua ammazza fortissimo, era. Questo facevi Legend. Tagliagola qua nera. Più tre attacco. 1-1 scudo divino. Worgen. Sergente violento che adesso diventerà un costo 1-2-1, attenzione. Gnomo contaminato diventerà costo 1-2-1, attenzione. Gufo costerà 2. Lanciatore diventerà 3-2 perché tutte le carte agro le hanno nerfate sti bastardi. Mini boss scudato che rimane quello. Adunata militare straforte. Carica scudo divino. Questo però non ci sarà perché era di gran torneo. Attenzione, però comunque era forte con lo stesso shock. Favore divino, chiaro. Golem arcano che tornerà quello originale. Costo 3, 4-4. Fornisce un cristallo di male avversario. Bat. Letizia, ciao. Ciao Leti, grazie mille per i 31. Cos'era questo? Questo era fortissimo, raga, in aggro. Si giocava in Hunter, si giocava in tutto. Tutte le robe aggro si giocava. 3 mana, 4-2, carica. Perfetto, aveva carica. Aveva carica. Dagli un mana, però intanto ti faccio 4 danni qua. Sigillo dei campioni, che non ci sarà. Benedizione di Re, ci sarà. Consacrazione, ci sarà. Difensore di Argus. Quanto era forte il difensore di Argus ai tempi? Era fortissimo, raga. Si giocava anche in Zoo. E spadone di Vergente. Quindi 1, 2, 3, 4 di mana. Non di più. Non spendiamo di più. Per dire. Vediamo cosa succede, raga. Io, le parole sono belle. Poi io, ti ho detto, anch'io posso dire, guarda, scalo l'Everest in bicicletta. Ho questa mia intenzione. La voglio fare, sta cosa. La voglio fare, poi non la faccio. Come la faccio? Vediamo queste nuove carte. Vediamo. Quando queste nuove carte arriveranno, avremo... Ci faremo... Rasta Carnambol. Ci faremo un'idea. Adesso possiamo solo dire che secondo me è una cosa che si doveva fare. E finalmente nel 2021 si farà. Vediamo com'è. Io sono contento di questa cosa. Non è che non sono contento, io sono contento. Non è che dico scam, non scam. Tanto alla fine ti danno il set base classico, te lo danno nuovo, non usato. Molte carte probabilmente si assomiglieranno con altre che abbiamo già visto, ok? Ma saranno aggiornate e saranno competitive per quello che c'è adesso. Non che mettano gli di vento freddo, per dire. O qualche altro stronzo che non si userà mai. Quindi aspettiamo, vediamo. Vediamo cosa succede. Cioè, anche già il fatto che tu trovi una leggendaria del set, non so, classico, ed è Ramingo Cho, o che cazzo ne so, o Mana Lampo, ti gira il cazzo in maniera incredibile. Cioè, cazzo ne fai, la disincanti e te la dust. Un free to play, soprattutto. Quindi... Va bene così. Non lo so, Pino, non so niente, quindi vedremo. Però io sono detto che questa cosa doveva essere fatta. Alla fine sono arrivati a farla e speriamo che vada bene. Speriamo che vada bene. Speriamo che l'abbiano fatta un po' con un senso. Io posso capire che all'inizio non ci sarà un bilanciamento, un tutto perfetto. Però che hanno preso le palle in mano invece di fare il demonante l'anno scorso facendo sta roba, io ero molto più contento, ecco. Lo scopriremo, un giudizio finale si potrà dare solamente nel momento in cui avremo in mano le carte. Potremo giocare standard, testeremo. Chiaramente la standard praticamente sarà nuova. È il primo anno che la standard sarà del tutto nuova. Ci sarà veramente una rotazione totale, globale. Quindi che figata, bene. Forse non mi rompo il cazzo dopo una settimana che gioco standard. Figata, poi voi giocate tutti a battaglia. E salutatemi Budi e Poli e chi volete voi. Però già questa cosa qua a me stimola molto di più. In più te lo danno tutto completamente gratis. Vabbè, poi devi aprire le buste della prossima espansione, chiaro. Però col nuovo sistema, adesso che hanno regolato meglio, che hanno cercato di scammarci col sistema del gold come si ottiene adesso e del battle pass, come cazzo volete chiamarlo. Poi ci siamo incazzati, allora hanno abbassato le ali e adesso probabilmente il gold che si prende adesso è buono ed è come dire, forse più di quello che spendeva prima per queste partite, anche perché prima era triste, fai, non so, ogni 3 vittorie 10 gol era tristissimo, così è più remunerativo, è anche più bello da vedere, le stelline, le cose, bravo, applausi, ti senti figo, però è un sistema adesso che funziona, prima era molto brutto, ci sta, dai.
ci sta. Secondo me è giusto che sono arrivati a questo punto, che l'hanno fatto, che hanno preso questa decisione. Vediamo la decisione presa, se poi saranno tutte rose e fiori. Non credo, ma spero di sì. Saremo lì per giudicare, aspettiamo di saperne un po' di più, chiaramente. Aspettiamo di saperne un po' di più e... Ormai il BlizzCon è vicino, mi sembra che è febbraio, il 19, il 20, qualcosa del genere. Ma di Hearthstone ne parleremo giovedì, che c'è la prossima live, se ci escono novità. Probabilmente faremo live di Hearthstone giovedì. Stasera avevo già deciso di fare i pirati, poi c'è sta notizia, chiaramente ne ho parlato, mi sembra lungamente, ne ho parlato un'ora anche, perché è una notizia, ma non c'è niente da commentare se non... Bravi, avete fatto bene, ma... Adesso è ora di dimostrare in campo tutto quello che mi hai raccontato. Voglio vedere cosa mi combini. Adesso è ora di dimostrarci che sei un grandissimo. Adesso è ora di fare il capolavoro. Non il Demon Hunter. Il capolavoro, perché questa qua, rifare il set base classico ogni anno, se lo rifanno davvero, ma anche carte somiglianti ci può stare, ma basta che siano tutte competitive e giocabili, non tutte. Però, non come prima che c'erano, non lo so, 10 carte su 800. Che siano almeno, non so, la metà si giocano, sono giocabili o sono apprezzabili e se le sbusti non ti viene lo schifo, non ti viene il rigurgito. Tutto qua. Speriamo che... Ciao Marcello, speriamo che sia così. Speriamo che sia così.